Music è un progetto, un live, che intende promuovere la rete Natura 2000 italiana. Per fare questo noi abbiamo scelto come sistema di comunicazione la bicicletta. È un progetto quindi dedicato a comunicare, a far conoscere ai cittadini, questo è il target principale, cosa è, perché è importante conoscere Rete Natura e soprattutto perché è importante conservare la biodiversità. Un microsito, per esempio, può conservare una specie rarissima, sconosciuta, ma che è fondamentale per la conservazione della biodiversità, che è proprio il fine ultimo dell'istituzione stessa di Rete Natura 2000. Conosciamo la Rete Natura 2000, le esigenze di far conoscere la Rete Natura 2000. Essendo ciclisti sappiamo cosa può offrire in più la bicicletta come mezzo di conoscenza. Fondamentalmente hai una lentezza che ti consente di osservare abbastanza bene quello che succede intorno a te e bene o male sei immerso nell'ambiente. Previste 100 tappe nell'arco di 2 anni, nelle quali andremo a collegare con percorsi più o meno lunghi questi siti Natura 2000. Saranno quindi dei percorsi che consentiranno di conoscere il territorio e conoscere le realtà presenti sul territorio, conoscere e farle conoscere. Settimane in Friuli, Venezia Giulia, molto interessanti, impegnative. È una regione piccola ma che offre una diversità ambientale nell'arco di pochissimi chilometri veramente unica. Passi da aree alpine al mare attraversando territori con caratteristiche ambientali molto peculiari in pochi chilometri. Siamo all'interno dell'area delle risorgive di Dirco e Flambro, che è uno dei geositi censiti dalla regione Friuli Venezia Giulia in collaborazione con l'Università di Trieste e trasmessi alla Banca Dati Nazionali di Ispra. È un geosito molto importante dal punto di vista idrogeologico e geomorfologico, perché quest'area di risorgive, che è un'area molto stretta che si allunga per 20-30 km, rappresenta il passaggio tra l'alta pianura e la bassa pianura friulana. Le acque di infiltrazione meteorica che vengono dall'alta pianura friulana, costituita da sedimenti permeabili, quindi ghiaie e sabbie, correndo la falda verso il mare, incontra dei livelli abbastanza superficiali di argille e limi, che quindi praticamente spingono la falda verso l'alto, e quando la falda incontra delle piccole depressioni morfologiche esce a giorno e forma tutta una serie di risorgive di varie forme e dimensioni che vanno ad alimentare canali e anche fiumi. Rete Natura 2000 è importantissima perché è una rete a livello europeo, è una rete di protezione di habitat e specie a rischio di estinzione. È fondamentale perché collega siti di dimensioni svariate, da micrositi a siti molto estesi, che garantiscono una continuità territoriale di protezione. Quindi abbiamo scelto percorsi che consentissero di pedalare abbastanza in agilità, però arrivando in siti di assoluto pregio naturalistico, culturale, turistico. Ah, ecco, questo è un usignolo. Una specie gli piace vivere nelle zone cespugliate, dentro i boschi, ed è caratteristico per questo bellissimo canto che a volte mette anche di notte. Ognuna delle 4 tappe settimanali è partita da una scuola ed è stata un'esperienza che è andata al di là veramente delle più rosee aspettative. Con un'ora molto semplice dedicata ai ragazzi delle scuole primarie
Su una lavagna noi scriviamo Natura 2000 e biodiversità e viene chiesto ai bambini, proprio a livello istintivo, empatico, di scrivere delle parole evocative. C'è una brevissima presentazione in cui ai ragazzi raccontiamo cos'è Rete Natura 2000 e poi con dei testi specifici abbiamo fatto un lavoro di scrittura creativa. Quindi i bambini sono stati coinvolti, si chiede di individuare 10-20 parole che per loro abbiano un senso in relazione al discorso di Rete Natura 2000 e cancellare tutto il resto. È un approccio empatico e assolutamente istintivo che ha portato dei risultati incredibili. I ragazzi hanno una conoscenza del territorio incredibile, una concezione della natura, dell'importanza, della bellezza del territorio che li circonda, che hanno espresso nei modi più svariati. Una giornata in bici. In bici c'era una vista meravigliosa e dei luoghi molto belli. Mi sono immersa nei paesaggi. Carlos. Gaia. Le scuole rappresentano la base della conoscenza e soprattutto non solo sono il nostro futuro, ma sono i portavoce. Se abbiamo centrato il bersaglio, porteranno questo messaggio nelle case.